Sì, oggi recensiremo questa Renault Clio, ma se vi state giustamente ricordando la video recensione della Renault Clio che già c'è sul canale e vi state ponendo qualche domanda, è del tutto giusto. Quindi andiamo prima con la sigla e adesso vi spiego tutto. No, non sono impazzito. Quella di cui oggi vi parlo è la Renault Clio 2, un'auto del 2000, nella versione di cui oggi vi parlerò, un'auto peraltro in una versione molto specifica, la 101 Edition. Perché sto facendo questa video recensione? Per diversi motivi. Prima è che voglio vedere assieme a voi quelli che sono stati i cambiamenti e le evoluzioni nel mondo dell'auto nell'arco di circa 23 anni. Perché quest'auto di anni ne ha appunto 23 e di chilometri sulle spalle circa 250.000. È sempre una Renault Clio, che è quindi la nonna, diciamo, della Renault Clio 5 che ho recensito sempre sul canale. Lo faccio anche perché quest'auto in particolare è un'auto che conosco abbastanza bene. È l'auto di famiglia, infatti, l'auto su cui probabilmente è nata la mia passione per le auto, come potete ben vedere da questa foto, ed è un'auto che mi ha convinto della rinomata affidabilità dei motori Renault. È anche un'auto che adesso si trova ancora sul mercato, ovviamente di seconda mano, ad un prezzo secondo me interessante, di cui parleremo a fine video. L'auto di cui dunque vi parlerò oggi è un'auto vissuta e come sempre non l'ho sistemata prima di fare il video, quindi è esattamente così, come la vedete. Un'auto che nonostante i suoi 23 anni di vita, lo scorso anno si è fatta più volte Messina-Ischia, con anche una parte di un trasloco esattamente qui dietro. Dunque un'auto che ancora dopo tanti anni riesce a macinare tanti chilometri e non certo in maniera leggera. Andiamo con ordine, vediamo prima come è nato questo modello. Il concetto della Renault Clio 2 nasce già a metà degli anni 90. A metà anni 90, infatti, il Renault c'è un cambio di guida. Nasce sotto la nuova guida il progetto della Clio più longeva di sempre. Viene concepita come un qualcosa che debba essere di rottura rispetto al precedente modello Clio 1, che pure aveva avuto un grandissimo successo nelle sue tante versioni, ma si sente il bisogno di cambiare stile. Siamo d'altronde alle porte degli anni 2000. Viene concepita con delle linee molto smussate, tondeggianti, che hanno anche una certa ispirazione, secondo me, soprattutto al posteriore. L'obiettivo è quello di mantenere quasi inalterate le dimensioni, ma garantendo un maggior spazio all'interno. Questa cosa è anche ben riuscita. Alla fine degli anni 90 esce finalmente la Renault Clio 2. Esce in varie motorizzazioni, in varie edizioni e versioni. Ho detto prima che è stata la Clio più longeva di sempre. Infatti, dal 97, anno di commercializzazione della Renault Clio 2, questa rimarrà al listino fino alla fine del 2011, inizio 2012, in alcuni paesi europei. Pensate che Clio 2 era al listino col nome di Clio Storia all'inizio della commercializzazione della Clio 4, cioè, ragazzi, Clio 4. Qual è il segreto di quest'auto? Beh, spero di farvelo vedere adesso. Cos'è la 101 Edition? 101 altro non è che il vecchio nome di Radio 101. E proprio quest'auto fu protagonista di alcuni sketch su quella che era una mediaset degli anni 90, insomma, scherzi di questo tipo. Le faccio e le mostro. Quest'auto è la Clio 101, si può accomodare in auto, comincia a vedere il comfort dei sedili, del volante. Io torno fra un minuto. Benvenuto sulla Renault Clio 101, l'auto con le più sofisticate innovazioni della tecnologia del 2000. Con un nuovo antiturto speciale dormirai sonno tranquilli. Provalo premendo il tasto a sinistra sul volante. Aiuto, ladro, ladro! Aiuto, ladro, ladro! Aiuto, ladro, ladro! Vuoi l'antifurto versione liscia? Premi ancora il tasto. Aiuto, ladro, ladro! Aiuto, ladro, ladro! Vuoi l'antifurto versione heavy metal? Aiuto!
il clacson a comando vocale. Basta pronunciare semplicemente clacson. 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 Basta pronunciare semplicemente clacson. Clacson. Stupendo. Clacson. Ma andiamo dunque a vederla insieme questa Clio. Come vi ho detto, gli anni sulle spalle sono davvero tanti e la vernice dopo circa 23 anni inizia a mostrare le problematiche dovute al tempo, salsedine, calore e condizioni meteo di ogni tipo che quest'auto ha affrontato. Andiamo anzitutto a vederla sul davanti. Come vedete, già il davanti rispetto alla Clio 1 è davvero molto diverso. Vedete linee molto stondate e molto tondeggianti. Qui abbiamo un fanale che ovviamente non sa nemmeno cosa sia un LED, tutto alogeno, e in questa versione troviamo anche i fari fendinebbia. Sotto la targa la griglia del radiatore e qui una piccola ferritoia per far entrare ancora più aria all'interno del motore. Cosa pulsa qui sotto? Beh, ve lo farò vedere dopo, ma ve l'anticipo: pulsa un 4 cilindri in linea da 58 cavalli. Spostandoci invece sul laterale, notiamo come, anzitutto, ovviamente, ragazzi, plastica, anche questa, anche se non sembra è plastica, è ben mascherata. Qui, anche qui, dite? L'unica cosa in metallo qui è il cofano anteriore. Luci di indicazione, ovviamente anche queste assolutamente tradizionali. E poi qui notiamo questa piccola cintura che ci fa vedere quella che è la cilindrata di questo motore, un 1002. Specchi laterali assolutamente fissi, con la possibilità di regolarli dall'interno, ma ovviamente non hanno nessun tipo di attuatore elettronico. Finestrini elettronici, l'attuatorino che c'è lì. Come vedete, come vi ho detto prima, l'auto si sviluppa molto armonica, molto tondeggiante, e a me questa forma dietro ricorda un pochetto la Multipla, perché vedete come arriva qui, fa un bel cerchio e poi va a scendere. Questa trovata stilistica in realtà è anche molto utile, poiché come vedremo dentro lo spazio all'interno è addirittura maggiore di quello della Clio 5, come non ve l'ho detto prima, da 13 pollici. E qui troviamo il bocchettone del serbatoio. Quest'auto è a benzina, serbatoio che ha una dimensione incredibile se paragonata a quella della Clio 5, 50 litri. Qui dentro c'è un serbatoio da 50 litri, ovviamente i consumi sono più del doppio rispetto a quelli della Clio che vi ho fatto vedere qualche mese fa, però se ci penso fa un po' strano sapere che qui c'è un serbatoio da 50 litri, sulla nuova Clio siamo intorno a 33 litri. Certo, nella nuova Clio troviamo anche un motore elettrico, quindi la riduzione del serbatoio ha fatto spazio alla batteria. E andiamo al posteriore. Ecco, il posteriore è anche alquanto curioso, in quanto vedete questi fanali? Beh, a me ricordano un po' i fanali adesso sono all'anteriore della nuova Clio 5. Questo è un tratto stilistico particolare di Clio 2 che la differenzia di tanto rispetto alla prima versione della Clio. Come vedete, il dietro è molto pulito, targa al centro, scritta Renault qui, e qui c'era la scritta Clio, ma qualcuno ha avuto la geniale idea di tirarla via perché evidentemente serviva. Luce ad illuminazione della targa prima di andare al bagagliaio, che è anche questa una bella sorpresa di questo modello. Vi vorrei fare vedere l'altezza da terra, che non è proprio indifferente. Infatti quest'auto è andata tranquillissimamente su delle strade bianche senza alcun problema, ha davvero passato di tutto. Vi faccio vedere il bagagliaio, che dopo tanti anni ovviamente ha necessità di essere tenuto con la mano, non devi dare ogni rischio. E come vedete il bagagliaio è ampio, molto ampio, più ampio di quello della Clio 5. Ok, come vi ho detto prima, qui non c'è la batteria, però come vedete il bagagliaio è molto più ampio. Frazionamento dei sedili 60-40, non c'è la luce di cortesia, qui sotto trova spazio anche la ruota di scorta. E passando al laterale, vediamo come le maniglie, a differenza delle nuove versioni di Clio, si trovino sul laterale. L'apertura davvero molto molto easy e ci danno tranquillamente all'interno. Ovvio, i segni del tempo hanno reso lo sportello un po' poco agile e il rumore
bello secco e potente, ma ancora oggi, dopo tanti anni, fanno il loro sporco dovere. Qui vi faccio vedere il logo 101, e questo, signori miei, è il motore Renault 4 cilindri da 58 cavalli con 250.000 km. Sì, signori, questo motore è qui da 23 anni, ancora dopo 23 anni spinge come non mai. Parliamo ovviamente di un 4 cilindri che ha fatto la storia di Renault, e pensare che questo vano motore, che comunque, se vedete, sembra anche abbastanza vuoto, quindi un vano motore ottimizzato davvero molto bene, si è riuscito in tutti questi anni a percorrere così tanti chilometri in strade davvero così differenti tra di loro, è qualcosa di fantastico. Ragazzi, 23 anni, io, come avete visto, ero bambino, sono cresciuto abbastanza, e lui ancora continua a spingere e a portare la mia famiglia in giro per l'Italia. Certo, facciamo anche dirci, non è come quando uscito dalla concessionaria, ovviamente non ha più quel brio che aveva, anche perché comunque non è potentissimo, lo ricordo, 1258 cavalli, però per l'età che ha se li porta davvero molto molto bene. Ed eccoci qui, abbiamo fatto un po' un tuffo in una macchina del tempo. Cosa si trovava dunque all'interno di questa versione 101? Beh, la particolarità principale era l'autoradio, ovviamente, essendo una versione dedicata ad una radio. Troviamo questa autoradio, che peraltro adesso è un modello molto raro, non si trova molto facilmente, che ha qui un LED arancione, ovviamente monocromatico, come monocromatico è il quadro strumenti con retroilluminazione arancione. Qui troviamo un indicatore con nome della stazione radio ed orario, qui due indicatori che ci dicono se le cinture sono allacciate o se le ruote sono aperte, bocchettoni dell'aria, questo è stato sostituito perché si era rotto similmente a questo, qui sotto invece troviamo un selezionatore di preset e il lettore di cassette. Sì ragazzi, il lettore di cassette che ancora oggi funziona perfettamente. Troviamo qui poi la regolazione del clima, clima che non era automatico. Spostiamoci invece sulla parte centrale, dove troviamo l'indicatore dei giri del motore, indicatore di benzina, temperatura, tutta una serie di spie. Troviamo qui il bocchettone dell'aria condizionata, regolatore della posizione delle luci, quindi c'era, e anche questo non era molto scontato. Mentre qui troviamo l'attuatore per i finestrini, lato guidatore e lato passeggero. Pannello porta tutto in plasticatura con questi inserti in vellutino, che comunque dopo tanti anni, vedete, fanno sentire tutta la plastica che ci sta sotto. Sotto i pulsanti dei finestrini elettrici troviamo una delle casse audio viste dall'impianto in questa 101 Edition. Qui troviamo i soliti due indicatori e poi l'immancabile satellite Renault, che però vediamo avere una forma anche questa molto stondata, molto arrotondata, che è assai diversa, se ci pensiamo, da quella rettangolare presente nelle moderne Renault Clio e non solo. Voglio farvi vedere il quadro degli strumenti acceso. Questa è la chiave, davvero piccolissima. Puoi solamente sbloccare a distanza l'auto con questo pulsantino e avviare l'auto, non ci puoi fare molto altro, però comoda. Come vedete, questo è il quadro, abbastanza semplice, abbastanza diretto, senza troppi fronzoli. Il contachilometri segna 201.329. Purtroppo quella cifra non è affidabile, in quanto talvolta il contachilometri si blocca e riprende dopo qualche chilometro, quindi in 23 anni su per giù circa 50.000 km se li sarà persi per strada. Settore centrale, dove troviamo un comodissimo vano portaoggetti, pulsante per aprire e chiudere le porte, poi presa accendisiga. Poi troviamo il cambio manuale 5 rapporti, c'era anche una versione con cambio automatico ma non ebbe grandissimo successo. Troviamo poi il freno a mano e questo è tendenzialmente tutto. Non troviamo, a differenza dei nuovi modelli, un vano portaoggetti in fondo, non c'è, non ci sta. Lato passeggero invece troviamo un vano, devo dire, davvero molto 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 profondo, è l'airbag, perché non ve l'ho detto, quest'auto ha airbag lato passeggero e lato guidatore. Uno dei più grandi difetti, secondo me, è che tutte le parti che non siano questa plastica
Col tempo si sono andate a rovinare decisamente. L'airbag è perfettamente funzionante, l'unica cosa è che questa gommina è saltata col calore tendenzialmente nell'arco di tanti anni, nonostante i miei genitori utilizzino il parasole. È un po' brutto a vedersi, ma rimane tutto molto funzionale. Troviamo poi qui un altro spazio, quindi vedete, è piena di vani e vanetti quest'auto, un altro spazietto qui e poi il parabrezza che è bello ampio. E perché vi dico che è bello ampio? Perché come vedete il montante qui non è così cicciotto come nelle altre Renault di ultima concezione, tant'è che non c'è la finestrella nel montante, quindi la visibilità è davvero molto buona, come lei anche dagli specchietti, anche se non sono ampissimi. Poi qui troviamo l'aletta parasole senza copertura per lo specchio, senza linguetta porta documenti, e poi qui una luce centrale assolutamente alogena. Ovviamente qui la cosa si ripete, solamente che qui una sorta di porta documenti c'è. Vi voglio un attimino parlare di questi sedili, perché si ripeterà la cosa anche dietro, ma questi sedili dopo 23 anni e circa 250.000 km sono ancora maledettamente comodissimi. Con il poggio destro è ancora molto morbido, è rimasto più o meno lo stesso rispetto a quando è stato acquistato, idem dicasi per i sedili. Guardate, sono davvero morbidi, abbastanza contenitivi per l'anima dell'auto. Qui ci sono 58 cavalli, non avrebbe avuto senso fare qualcosa in più, e al netto di questi buchini dettati dall'età, ma il tutto rimane davvero molto buono. La trama è quella che è, ricordiamoci che parliamo della fine degli anni 90, e questo distacco tra la stoffa e questo materiale, che pare quasi vellutato, non vi saprei dire esattamente che tipo di materiale è, ancora dopo 23 anni si mantiene ottimamente. Sedili regolabili in altezza, come anche il volante, che come vedete da quella levetta consente la regolazione in altezza. E passiamo al posteriore, perché al posteriore le sorprese non finiscono. Anzitutto iniziamo dal lato, come sempre, più a sinistra, apertura qui all'interno con questa maniglia, senza cristalli posteriori, anche questi manuali, come nella Clio 5. Come si sta dietro? Assolutamente benissimo. Come vedete ho un sacco di spazio per le gambe, abbiamo qui i ganci per le cinture sicurezze, qui affondati abbiamo i ganci per i seggiolini. Come vi dicevo, l'auto all'interno, soprattutto al posteriore, è molto ampia, molto ampia. Io qui dietro ci sto meglio di come non ci stia nella Clio 5 anno 2021. Certo, lo ripeto, parliamo di tecnologie di auto abbastanza diverse, in comune probabilmente hanno solamente il nome. Però pensare che un modello come Clio un tempo era famoso per la sua abitabilità, anche grazie alla forma che vi ho detto, se dall'esterno sembra poco, all'interno la forma stondata verso il finale dà uno spazio che non è per nulla indifferente. Ok, io non sarò altissimo, ma vedete come? Cioè, qui io ci sto veramente bene. Un terzo passeggero non è poi così sacrificato. Sotto il profilo dell'abitabilità, davvero strapromosso. Facciamo a capirci, non è che quest'auto sia esente da problemi dopo 23 anni. Qualche acciacco dovuto all'età ce l'ha certamente, però non sono delle problematiche tali per cui è inutilizzabile. Anzi, assolutamente, come vi ho detto, continua a fare dei lunghi viaggi coi suoi tempi, certamente, senza troppi problemi, ma vi dirò di più, forse il fatto che li faccia proprio con i suoi tempi la rende un'auto ancora più sicura. Poi per i problemi elettrici, rinomati problemi elettrici del Renault, sì, come avete visto qualche problemino c'è anche qualche problemino con la chiusura centralizzata che non funziona benissimo, talvolta apre, talvolta non apre, alcuni sportelli li apre, alcuni no, però per il resto è un'auto assolutamente funzionale. E adesso ve lo farò dire da una persona un po' più esperta di me in materia. No, non mi sono dimenticato di specchiare l'immagine, sono davvero nel sedile lato passeggero per le conclusioni di questo video. Perché? Perché per dirvi come si guida un'auto non ve lo posso dire io che quest'auto la guido, ve la deve dire chi la guida tutti i giorni, e per questo quest'oggi c'è insieme a me mio padre. Lui non è un guidatore della domenica, non è un guidatore ordinario, lui è un autista professionista con patente A, B, C, D, C, Q, C, K, di tutto.
nella vita fa l'autista di ambulanze prevalentemente. Quando vedete quei mezzi di soccorso che sfrecciano per le strade cittadine e vi chiedete chi ci sia alla guida, lui è uno di quelli. Quindi qual è la persona migliore per chiedergli come si guida quest'auto? Cioè, rispetto a 23 anni fa, quando l'hai acquistata, qual è stata la cosa che secondo te è invecchiata peggio? Cioè, qual è la differenza principale che hai notato in 23 anni di guida? Ma forse un po' la carrozzeria, ma per il resto è come se fosse, diciamo, la prima volta, no? Come si suol dire. Ronaldo, se tu la tieni manutentata come si deve, ti dura una vita. Un'auto da città oppure un'auto più da lunghe tratte? O entrambe? No, diciamo che un'auto, anche soprattutto un'auto da città, per quanto riguarda le lunghe tratte, sì, si può fare, ma non è particolarmente adatta come, ne so, un'Audi Q3, Q2. Io ho detto che lo scorso anno quest'auto si è fatta Messina-Ischia, Ischia-Messina diverse volte, con un bel po' di carico. No, va bene. Ce l'ha fatta. Se tu metti che si è fatta tutta la Puglia 10 anni fa, 8 anni fa. Se io ti dicessi che quest'auto adesso si trova di seconda mano tra i 1000 e i 1600 euro, è un'auto che consiglieresti magari a un neopatentato che può guidarlo, ovviamente, perché questa è un'auto che i neopatentati non possono guidare sin da subito, ma dopo 3 anni, se non erro, la consiglieresti a 1200-1300, che è il prezzo medio per un neopatentato, come auto un po' più seria, magari come prima auto, come primo approccio? Io già di base sono contrario alle auto da mano, preferisco sempre macchina nuova, motore nuovo, dove io mi ci siedo per la prima volta. Beh, questo direi che è tutto quello che ci vuole per raccontare un'auto che ha ben 23 anni e circa 250.000 km sulle spalle. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, un mi piace ed una condivisione. Sono sempre molto ben graditi ed ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Anche perché sta per arrivare la Helmet Camera, quindi arriveranno delle belle novità che non potete perdervi. Per questa video recensione della Renault Clio 2 anno 2000 101 Edition è tutto, questa volta da noi, da me e da mio papà è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!